Sarà come non fossimo mai stati, in realtà è un titolo che ho rubato, tra virgolette, ad una poesia di Pablo Neruda che mi ha ispirata nella realizzazione di questa silloge di racconti perché la vita è fugace, nel senso che per quanto noi abbiamo un'idea di eterno, soprattutto quando viviamo importanti momenti della nostra vita, in realtà poi di noi non resta che qualche traccia. Perché non allora fissare tutto attraverso la scrittura? E quindi ho pensato di raccogliere tanti racconti che poi sono tante proiezioni di me stessa, alcune volte mi nascondo dietro figure di donne, altre volte proprio riporto stralci di diario, altre volte ancora mi servo della favola proprio per raccontare, raccontarmi e raccontare la vita e le donne in particolare. Mi ha proprio toccato il cuore questa capacità di vedere l'infelicità dell'una donna e l'infelicità dell'altra, e che scopre invece, nell'assenza ormai di intimità e di dialogo col proprio coniuge, l'intimità che arriva dalle risate argentine e cristalline che si percepiscono dal cellulare nel corridoio, e dove la donna, la moglie, nota che in quella, diciamo, voce, anche con una sua prepotenza e forza, c'è il segno di tutta una intimità, che sicuramente affondava in un lungo giro d'anno. Ho apprezzato che alla compostezza della critica letteraria, dell'autrice, della poetessa, si associasse un impertinente senso dell'umorismo, dissacrante, molto graffiante, che ovviamente mi ha fatto dire: questa picciotta è sveglia, ha voglia di testa che ha. I due enunciati sono entrambi presenti nel romanzo e si alternano, si incrociano sotto forma uno di ideale dell'amore, sempre inseguito, l'altro come presa d'atto di una realtà ben diversa. Inoltre sembra che tanto più aumenta la frustrazione dell'esperienza quotidiana, tanto più si alimenta l'anelito ad un grande amore e tanto più l'amore viene idealizzato. Ornella Mallo con Sarà come se non fossimo mai stati coglie l'essenza della vita e la trascrive nero su bianco come memorandum a se stessa, ma non solo. Che la memoria di tutto ciò che di bello abbiamo vissuto ci fa credere che questi momenti si possono ripetere ancora domani e genera il sentimento della speranza. La nostra speranza, dunque, è che Ornella Mallo continui a scrivere per rivivere ancora una volta la meraviglia di quando si legge per la prima volta un libro destinato a cambiarti la vita.